E allora rieccoci, speciale TV Week dedicata alla rassicurazione e risparmio, un nuovo appuntamento qui sulle fonti TV, le mosse degli investitori istituzionali ai tempi del Covid-19, le sfide da affrontare e affrontate, le ripercussioni sullo stile di investimento, parliamo di fondi pensione, di casse di previdenza, fondi assicurativi che hanno vissuto più di altri un forte momento di stress dal punto di vista degli investimenti. In questo approfondimento scopriremo le dinamiche affrontate dagli investitori istituzionali, come sono state gestite, i nuovi paradigmi di gestione degli investimenti e le modalità di gestione del rischio. Con l'aiuto e l'intervento degli ospiti che vi presento, partendo da Elisa Ori, Head of Wholesale and Institutional Sales BNP Paribas. Elisa, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a lei. Grazie per essere qui con noi. A Federica Loconsolo, Head of Institutional and International Business Development, Riello Investimenti. Federica, buongiorno anche a te. Buongiorno a tutti voi. Mauro Piccinini, Chief Financial Officer di Prima Assicurazione. Mauro, buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie per essere qui con noi anche Emilio Pastore, responsabile Finance and Treasury, HDI Assicurazioni. Emilio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E poi, ultimo ma non per ordine di importanza, ovviamente Libero Giunta, responsabile funzione finanza, Fondo Cometa. Libero, è un piacere averti qui. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. E allora, ci siamo, pronti per approfondire un tema, come detto, delicato, importante, perché insomma il Covid sta cambiando un po' tutto, sta cambiando il modo di comunicare, sta cambiando la nostra routine e evidentemente le ripercussioni sugli investimenti per quanto riguarda appunto gli investitori istituzionali possono essere anche da questo punto di vista definitivi, insomma può esserci stata una svolta da questo punto di vista. E allora cerchiamo di capire proprio in questo periodo i mercati come sono stati scossi assieme all'economia e quali sono state le principali sfide che gli investitori istituzionali hanno dovuto affrontare. Dato che abbiamo chiuso con Libero, io comincerei con lui, così insomma facciamo ripartire il giro al contrario sostanzialmente. Libero, Fondo Cometa. Allora, Fondo Cometa ha avuto, come tutti quanti, una reazione veloce determinata dall'impatto che c'è stato appunto del Covid, sia a livello anche lavorativo, come tutti quanti abbiamo dovuto attivare lo smart working e il primo obiettivo è stato quello di mettere in sicurezza anche i dipendenti e verificare che tutte le società che collaborano con Cometa stessero attuando le medesime politiche, e parlo soprattutto appunto dei gestori finanziari, perché Cometa come cliente istituzionale fa esclusivamente gestione delegata e quindi 12 miliardi di patrimonio sono gestiti tramite 9 gestori delegati con 12 mandati. Fondamentalmente quello che abbiamo immediatamente cercato di capire con i gestori delegati è se appunto le convenzioni che governano i mandati di gestione fossero adeguati a rispondere appunto alle tensioni del mercato. Fortunatamente avevamo già attuato delle gestioni a total return, quindi con delle indicazioni chiare dal punto di vista della strategia di lungo periodo, ma con appunto una adeguata libertà, gradi di libertà dati ai gestori. Per cui è sicuramente aumentata l'interlocuzione con appunto con i gestori, e nell'alveo delle convenzioni e di quelli che sono stati i limiti di investimento sono riusciti appunto a gestire e adeguare il portafoglio nelle varie evoluzioni. In questo momento sembrerebbe essere stato toccato il minimo di mercato e i gestori appunto immediatamente, con diciamo filosofie diverse, ovviamente attuazioni diverse, hanno sicuramente in un primo momento attuato un forte de-risking. Oltre a quelli che sono gli andamenti di mercato, è ovvio che abbiamo dovuto anche reagire a un problema di liquidità sul mercato,
ossia non tutte le asset classes, seppur stressate, potevano essere alleggerite proprio per mancanza di liquidità sul mercato. Per cui fondamentalmente il de-risking ha impattato sulla componente azionaria, e in questo momento c'è appunto una rianalisi, una rivisitazione di quello che è la lettura del mercato. Però questo ovviamente nel contesto di una contingenza che deve far agire sia il fondo sia appunto i gestori delegati nel tempo per tempo. Poi, giusto per concludere, fondamentale è stato anche aumentare il dialogo con i nostri aderenti, soprattutto attraverso il sito pubblico del fondo. Non siamo stati stressati come lo possono essere stati appunto le casse nel rispondere alle esigenze dei propri aderenti, però sicuramente l'attenzione dei nostri aderenti è cresciuta e abbiamo cercato di dare risposte di come ci stavamo muovendo. Perfetto, Libero. Da te io passerei a Federica Lo Consolo per cercare di capire, dato che tu hai messo sul piatto un po' di argomenti, con Federica proverei a concentrarmi. Federica, se sei d'accordo, su quali sono state invece le misure adottate dagli asset manager per venire incontro alle esigenze degli investitori istituzionali, insomma, esigenze che evidentemente sono cambiate in questo periodo e che potrebbero rimanere tali, o forse no, insomma, dipende anche un po' da quale è la situazione. Federica. Sì, certo. Allora, io oggi tra l'altro porto un punto di vista un po' particolare, che è quello di un investitore, di un SGR, che operando in private equity e private debt è fortemente legata a quella che viene comunemente definita l'economia reale. Quindi quello che per noi è stato importantissimo in questo periodo è stato ovviamente essere molto vicini ai nostri investitori, nella misura in cui i nostri portafogli, avendo operazioni dirette in imprese, quindi noi per esempio sui private equity operiamo in maggioranza, quindi abbiamo delle posizioni di maggioranza sulle imprese, sì. È stato anche, come dire, vedere e essere molto vicino alle imprese che noi abbiamo nei nostri portafogli in questo periodo di stress, insomma, difficile, per cui noi stessi come azienda, anche noi ovviamente abbiamo lavorato in smart working e tutto, ma abbiamo dovuto in qualche modo affiancare le aziende nei nostri portafogli, aiutandole a superare questo momento particolare. E di contro il nostro rapporto con gli investitori ovviamente si è concretizzato in un'attività di reporting, se vogliamo, molto più frequente, molto più precisa, molto più puntuale, perché naturalmente l'investimento illiquido, per definizione, essendo un investimento, diciamo, di lungo periodo, ma comunque un investimento che delega molto al gestore in qualche modo l'attività di gestione stessa, è, diciamo, legittimamente ovviamente negli investitori ha creato delle domande, delle richieste di essere rassicurati. Poi, certo, siccome diciamo la natura, la base di prodotti come i nostri è quello sostanzialmente di tutelare il patrimonio che viene investito, per cui far sì che le aziende nei nostri portafogli, diciamo, vadano bene, affinché ovviamente poi il prodotto vada bene e l'investitore sia soddisfatto. Diciamo, discorso che sembra banale perché, diciamo, dovrebbe riguardare qualunque investimento finanziario, ma nel caso specifico dei prodotti in economia reale vale a maggior ragione, per cui questi mesi per noi sono stati molto intensi, per cui la gestione attiva, che è quella, diciamo, che caratterizza il nostro modello di SGR, ha visto proprio la sua esplicazione massima, per cui ovviamente potete immaginare che sono stati fatti incontri molto frequenti con le aziende, il management è stato affiancato, si è cercato anche in qualche modo in alcuni casi di vedere come anche l'attività dell'azienda stessa causa Covid potesse magari virare su altre possibilità di business, perché appunto, ripeto, l'obiettivo ultimo è quello di non solo superare, come dire, la tempesta che questi mesi che abbiamo alle spalle ci hanno fatto vivere, ma soprattutto mantenere delle basi forti per creare una ripresa e continuare con l'attività così come deve essere, e ovviamente proteggere i portafogli da qualunque rischio, per cui sicuramente un'attività molto costante. Devo dire, gli investitori sono stati anche, diciamo, contenti, soddisfatti, però quello che abbiamo visto è stata proprio una richiesta maggiore di trasparenza, di conoscenza di quello che stava avvenendo all'interno della gestione che abbiamo fatto come gestori. Perfetto, andrei da Elisa Ori, cioè BNP Paribas, perché
Credo che la domanda che ho rivolto a Federica possa essere insomma, rivolta anche a lei, e quindi ci riposizioniamo su un investitore un po' più istituzionale, come può essere BNP Paribas, e anche magari partendo, se hai voglia di farlo, Elisa, spiegandoci anche dal vostro punto di vista quali sono state le sfide più complicate, o magari non lo sono state, insomma, per gli investitori proprio in questo periodo. Quindi sia questo aspetto e sia l'aspetto delle misure adottate, inevitabilmente le due cose sono collegate. Va bene. Allora, io mi ricollego a quanto già detto Libero. Chiaramente il primo obiettivo, la prima sfida come gestore è stata quella di assicurare la continuità dell'attività di gestione facendo lavorare tutti in sicurezza. Quindi, per fortuna, lo smart working ha funzionato. Noi siamo oltre 2.000 persone sparse in tutti i paesi. Si è data la precedenza ai team di gestione e ai dealer, e comunque tutto ha funzionato bene. In termini di sfide, direi che ci sono state tre sfide per gli investitori istituzionali e di conseguenza per noi, in quanto appunto abbiamo il loro dovere fiduciario. La prima sfida è stata la sfida della liquidità, credo che sia già stato detto da Libero. Quindi, in un contesto come è la crisi che noi abbiamo avuto, di fatto, in aggiunta a quelli che normalmente sono chiamati fast money investor, abbiamo avuto casse di previdenza, fondi pensione, ma anche assicurazioni che, per esigenze diverse, e non parlo solo dell'Italia, parlo in generale in Sì. Europa, hanno dovuto vendere attivi e, come diceva Libero prima, non è stato possibile vendere tutto perché il mercato era fortemente liquido, e quindi ci siamo trovati in alcuni momenti in cui anche asset class che normalmente sono liquide, di fatto avevano delle quotazioni in Bloomberg che poi, quando si andava a vendere, erano anche del 3-4% inferiori. Penso ad esempio alla Yield. La seconda grossa sfida è stata la velocità con cui il mercato è sceso e la violenza, perché in altre situazioni comunque c'era un pochino di tempo. Qua siamo passati, se penso all'S&P, a una perdita del 34% in poco più di un mese. Adesso poi si è ripreso, sta risalendo, però effettivamente il movimento è stato molto molto violento. La terza sfida è stata quella della correlazione, cioè della ricorrelazione di tutti gli attivi. Normalmente, e le asset allocation degli investitori istituzionali funzionano in questa maniera, si cerca sempre di bilanciare, no? Tra attivi più e meno rischiosi. In questo caso è stato cash contro il resto del mondo, perché anche il bund, che normalmente o l'oro stesso, che normalmente Bene rifugio, sono certo. beni rifugio, abbiamo visto, mi ero segnata qua, il bund 10 anni passare da meno 43 il 21 di febbraio a meno 85. Quindi le prime 2 settimane effettivamente ha funzionato da bene rifugio, e poi invece è crollato a meno 20. E quindi questo è stato il contesto, e sono state le grosse tre sfide, e sono tuttora, perché a nostro avviso, e con questo concludo, il movimento e la volatilità sono qui e sono qui per rimanere. Quindi la grande sfida di tutti i gestori per accompagnare i loro investitori istituzionali è quella di saper gestire, in un contesto molto volatile e imprevedibile, saper proteggere i portafogli dai rischi di coda. Perfetto, Emilio Pastore, parliamo anche un po' di casse di previdenza, che hanno visto un'attività importante per venire incontro alle tante richieste di sussidi per la cassa integrazione in deroga concessa dal governo. Quindi, in questo caso, le difficoltà quali sono state, Emilio? Dunque, noi come compagnia di assicurazione centrati su due ambiti. Da una parte gli investimenti di ramo primo, quindi le gestioni separate, e poi la classe D, ovvero le unit linked, il fondo pensione aperto. Risolto abbastanza velocemente la questione strettamente logistica e organizzativa legata allo smart working, in quanto avevamo già tutte le tecnologie in casa, ci siamo concentrati sul portafoglio, con un focus inizialmente molto sulla facendo noi gestione diretta e non dando mandati. Internamente abbiamo valutato innanzitutto se ci fosse un problema di liquidità, cercando di capire quale fosse l'entità della crisi, cercando di gestire l'incertezza e l'enorme volatilità. La liquidità non è stata un problema, in quanto
avevamo già un livello di liquidità mediamente elevato, mentre abbiamo sottoposto il portafoglio a un monitoraggio molto più pressante, osservandolo non solo dal punto di vista del movimento di volatilità, quindi con i nostri indici di volatilità interni, non soltanto dal punto di vista del rating, ma anche del credit default swap, dal punto di vista del credit VaR, in modo da, diciamo, da capire cosa stesse realmente avvenendo. La seconda sfida è stata quella legata al credito. Accennava proprio a questo proposito Elisa, la situazione di liquidità che si è generata a proposito dei corporate bond, non soltanto di perdite molto significative che hanno inizialmente riguardato il settore automobile e tutti i settori legati al turismo e all'esport. In quel caso, cosa abbiamo fatto? Valutato innanzitutto di non fare operazioni importanti all'interno del portafoglio, di seguire l'andamento degli emittenti, cercando di uscire da quei settori maggiormente a rischio, anche scontando qualcosa sui prezzi di mercato. Mentre invece ci siamo riposizionati su settori che in qualche modo potevano, da questa situazione, trarre un'opportunità, in particolare il settore dei media, degli utilities, del care, dei biotechnologies. Il terzo problema invece ha riguardato la parte azionaria. Come compagnia di assicurazione non abbiamo un'esposizione, non avevamo un'iniziativa alla componente azionaria, che è sempre stata molto residuale. L'abbiamo praticamente azzerata. Cioè, sul fondo pensione abbiamo proceduto ad una riallocazione, preferendo quei settori di cui dicevo, precedentemente. Terza sfida ha riguardato i BTP. L'esposizione, ai titoli di Stato italiani sappiamo essere molto significativa nelle compagnie di assicurazione e poi natura del business assicurativo. Beh, in quel caso noi, probabilmente andando un po' controcorrente, abbiamo, a partire dagli inizi di marzo, aumentato la nostra esposizione, fino a quasi 7-8 punti percentuali in più. Cogliendo anche l'opportunità di un BTP che intorno alla metà di marzo ha raggiunto quasi il 3%. In quel caso noi siamo stati molto attivi sul mercato, ritenendo che dietro quella situazione di volatilità, di forte incertezza legata al fatto che l'Italia vive diciamo, problemi di instabilità dal punto di vista finanziario, che i mercati avevano percepito in malo modo, noi abbiamo ritenuto che in quel momento ci fosse un'opportunità da cogliere. L'abbiamo commentata in questo momento con il recupero dello spread, una posizione comunque molto positiva all'interno del portafoglio, che è stata capace di generare le plusvalenze interessanti. Quindi, diciamo, rispetto a quelle che sono le fasi normali di una crisi, valutazione dell'entità, problema della liquidità, ora noi ci concentriamo sulla ricerca di opportunità. Beh, dunque, tre sfide quindi per Emilio Pastore, tre sfide anche ci ha raccontato Elisa Ori per BNP Paribas. Cerchiamo invece allora di capire che cosa succede per quanto riguarda Prima Assicurazione, che è una piattaforma assicurativa online, quindi anche in questo caso ci scostiamo leggermente dalla strada principale, come già abbiamo fatto con Federica Loconsolo. E allora vado da Mauro Piccinini, anche in questo caso ultimo a intervenire nel primo ordine, nel primo giro, ma non per ordine di importanza, ovviamente, e cerchiamo di capire assieme a lui appunto come. Se davvero, insomma, la differenza di strumentazione non soltanto che propone Prima Assicurazione ha comportato anche un differente approccio su quanto accaduto e sul futuro, insomma, che magari sia nel breve o nel lungo periodo, Mauro. Assolutamente, diciamo che Prima Assicurazione nasce come una tech company. È una tech company che opera nel mondo assicurativo come diciamo, piattaforma specializzata nella distribuzione di prodotti assicurativi motor, quindi auto, primariamente online, in realtà non solo, anche con una rete fisica attraverso una serie di partnership. Prima
prima è stata protagonista nel 2018 del più grande round di investimento di venture capital mai realizzato in Italia in una tech company da parte di investitori istituzionali come Goldman Sachs e un fondo di private equity come Blackstone. Quindi diciamo che il nostro punto di vista è un pochino diverso, nel senso che periodicamente consideriamo opportunità tattiche di investimento anche obbligazionario magari, ma diciamo sul mercato monetario primariamente. La realtà è che però l'asset allocation non diciamo noi di fatto gestiamo un capitale che ci è stato dato, che è stato investito in noi da parte di investitori appunto come Goldman e Blackstone, ma lo gestiamo non per fare asset allocation al posto loro chiaramente, no? Ma per investire nel core business, di qui il link alla famosa economia reale, tra finanza ed economia reale. Di fatto non ci sono grandi investment opportunity sul mercato delle capitali che rendono con un rendimento annuo superiore al 20%, no? Quindi di fatto la nostra sfida è quella invece di investire in progetti di sviluppo che siano tali da avere un ritorno sul capitale, un ritorno on investment che invece raggiungano quelle percentuali. E si tratta di ovviamente quindi non tanto scelte di investimento in asset class particolari, ma di prioritizzazione e investimento in progetti, in iniziative, in opportunità di business che possono andare dalla ricerca e sviluppo, e noi abbiamo oltre il 20% del nostro fatturato viene poi investito in progetti di ricerca e sviluppo, primariamente tecnologico, ma non solo inteso in senso esclusivamente tecnologico, piuttosto che investimenti in termini di branding, piuttosto che analisi di opportunità anche di M&A. Per cui diciamo che da questo punto di vista la nostra asset allocation non può che essere più che altro una capital allocation, una budget allocation sui progetti che prioritizziamo per la nostra crescita di lungo periodo. Allora, abbiamo ancora una decina di minuti abbondanti, per cui insomma per questo secondo giro vi chiedo di essere sintetici, sostanzialmente avete un paio di minuti ciascuno. Tornerei da Emilio Pastore, perché uno dei temi ovviamente sul tavolo che sono approfonditi e che saranno approfonditi, c'è sempre questa tendenza a dire ESG e Green Deal europeo sarà il futuro, sarà una questione che dovrà essere affrontata prima o poi. Non si dice mai finalmente è il presente, è il momento più che mai di ESG e del Green Deal europeo, ma forse sì, insomma, in realtà le cose, come si dice spesso, il Covid è un acceleratore. Non so se il Covid e il coronavirus lo sia stato anche per questi temi, Emilio. Ma io credo veramente di sì. Siamo nella condizione di poter avere delle evidenze per cui rispetto agli anni precedenti gli investimenti cosiddetti ESG, quindi che abbiano un filtro per un'attenzione agli aspetti ambientali, social e di governance, hanno non solo ben performato, ma hanno performato meglio degli investimenti tradizionali. Questa è diventata ormai una evidenza. Per quanto riguarda il Green Deal europeo, è certamente una grande sfida quella di avere entro il 2050 emissioni zero in Europa. Il progetto messo su dalla Commissione europea è un progetto molto impegnativo, molto ambizioso, che passa attraverso non solo diciamo tutta una serie di interventi sul clima, ma anche attraverso l'innovazione. Ecco perché il Covid in questo momento è un acceleratore, perché spinge sull'innovazione, e l'innovazione sappiamo essere un motore per gli investimenti socialmente responsabili. Noi come compagnia abbiamo preso un posizionamento sull'ESG già diversi anni fa e riteniamo questo un momento ulteriore per valutare nuovi prodotti e nuovi investimenti sempre con questa chiave ESG. È certamente un progetto, ripeto, molto ambizioso,
che tocca tutti gli aspetti della sostenibilità, dal rispetto del clima alle energie rinnovabili, al rispetto e alla salvaguardia della biodiversità. Noi come investitori dobbiamo sentire forte questo dovere di dare un'accelerazione a questo processo, sostenuti non soltanto da un approccio individualmente responsabile, ma anche dal fatto che dietro questo cambiamento, dietro questa transizione, ci sono chiaramente delle opportunità che come investitori non possiamo non cogliere. Nuovo approccio di investimento nel breve e nel lungo termine. Anche in questo caso cerchiamo di capire come il coronavirus abbia accelerato determinati, appunto, approcci di investimenti che magari esistevano già, ma che in Italia facevano un po' fatica a entrare. E qui mi rivolgo a Elisa Ori, Head of Wholesale and Institutional Sales, BNP Paribas. E poi la stessa domanda la rivolgo anche a Mauro Piccinini. Elisa. Allora, sì, per quanto ci riguarda, di fatto è un po', mi ricollego a quello che dicevo prima. Se guardiamo nel brevissimo tempo, la nostra allocazione multi-asset è sicuramente abbastanza lunga, non eccessivamente, ma siamo leggermente sovrappesati equities, con una preferenza per equities di paesi emergenti verso un sottopeso sull'America. Per quanto riguarda invece il credito, siamo lunghi per il grosso supporto, uno per la grossa dislocazione che c'è stata sul mercato e per il grosso supporto che le banche centrali, Banca Centrale Europea ma anche la Fed, stanno dando al credito e addirittura in America anche agli high yield. Nel lungo periodo, come dicevo prima, sicuramente la grande sfida per noi, definiamo il mondo e ci piace dire che siamo in un contesto di grande instabilità, perché i paradigmi sono cambiati, processi che sembravano efficienti con questo Covid sono saltati, aziende che pensavano appunto di avere una catena, essere molto snelle, di fatto si sono trovate a non avere i supplier, i fornitori, perché erano in lockdown magari in Cina da prima, e quindi la volatilità rimarrà sempre molto attiva. Quindi, come dicevo, sarà questo, oltre alla gestione dell'asset class in maniera molto più tattica, sarà evitare i rischi di coda, e per questo siamo molto propositivi di programmi di risk overlay laddove per investitori di lungo periodo questo abbia senso. Penso ai fondi pensione, penso alle casse di previdenza, ma anche, per dire, alle assicurazioni. Ecco, eliminare i cigni neri e ridurre il più possibile i rischi di coda in un contesto comunque molto volatile ed essendo molto tattici sulle varie classi d'attivo. Libero Giunta, non Mauro, da Mauro torno dopo. Telegrafico anche tu, vedo che una delle parole chiave su questo argomento sono liquidità, ma anche incertezza, insomma, quindi per il futuro Fondo Cometa come potrà muoversi? Allora, liquidità e incertezza, in una parola, è gestione del rischio. Per okay. cui il primo passo che sta facendo il fondo è quello di adeguarsi a questa nuova normativa europea, la IORP 2, che enfatizza appunto, richiede ai fondi pensione negoziali un passo in avanti nella gestione del rischio. Per questo motivo appunto il fondo già prima del Covid si stava appunto adeguando e termineremo la fase di adeguamento alla IORP 2. Cosa vuol dire? Vuol dire aver attivato al nostro interno un ufficio di risk management, vuol dire aver iniziato tutto un'analisi di mappatura dei rischi interni ed esterni al fondo pensione, e abbiamo compreso anche dall'esperienza appunto del Covid degli investimenti necessari, forti investimenti necessari anche per adeguare la struttura informatica tecnologica del fondo. Noi non siamo presenti direttamente sul mercato finanziario, ma è necessario appunto che il fondo sia dotato di tutta quella strumentazione che permetta un dialogo al pari con appunto i gestori finanziari. Altro tema, liquidità, appunto come
fare uno smoothing di questa, appunto, di questa variabilità, di questa rischiosità. L'altro tema, appunto, sono gli investimenti, quindi, e l'evoluzione che abbiamo come idea dei nostri investimenti è fondamentalmente iniziare, diciamo, ad approfondire l'investimento, il liquido, l'investimento appunto in quella che è l'economia reale, con una particolare attenzione all'Italia. Prima appunto del Covid, il fondo, il consiglio di amministrazione del fondo si era dato una roadmap molto precisa, con una serie anche di approfondimenti interni, di seminari interni, al fine di poter arrivare a una decisione appunto riguardo questa tipologia di investimento e come inserirla all'interno della nostra asset allocation strategica. Credo che dopo l'inevitabile pit stop dovuto al lockdown, alla Covid, stia ripartendo questa, diciamo, questa roadmap, che ci porterà sicuramente a prendere appunto una decisione riguardo all'introduzione degli investimenti nell'economia reale. È fondamentale il concetto, noi siamo un soggetto che ha un unico obiettivo, che è quello di fare previdenza complementare per i metalmeccanici, e quindi la scelta sarà unicamente in coerenza con quelli che sono i nostri profili di rischio e rendimento. Sul fronte dell'economia reale, tornando da Federica Loconso, Riello Investimenti, anche in questo caso, che cosa il Covid sta accelerando più di quanto ci fosse, insomma, prima appunto che emergesse questa emergenza sanitaria? Anche qui ti chiedo molto sintetica. Sì, certo. Ma allora, il Covid da un certo punto di vista ha reso di immediata grandissima attualità il concetto proprio di economia reale. Allora, tutti voi forse avete sentito l'intervento addirittura del presidente Savona, del presidente Consob, l'altro giorno alla comunità finanziaria, ha proprio citato gli investimenti, addirittura del risparmio privato dei cittadini, in economia reale come, diciamo, stimolo per la ripartenza del paese. Così come tutto quello che si muove oggi su, diciamo, appunto anche ricerche, survey, insomma, tutto il settore finanziario in generale, ma anche l'investimento privato, viene sollecitato ed è molto sensibile al tema dell'economia reale. Questo a noi ovviamente fa molto piacere, perché se pre-Covid gli investimenti in private equity e private debt avevano una certa connotazione, post-Covid sicuramente, come dire, hanno, al di là del fatto di essere diventati di attualità, hanno, come dire, una connotazione adesso quasi più di necessità, per cui una società come la nostra, che da 20 anni investe proprio sulle PMI italiane, quindi ha una grandissima esperienza di gestione delle aziende anche da un punto di vista, diciamo, se vogliamo, industriale e manageriale, naturalmente si sente chiamata in causa direttamente. Quindi, diciamo, gli investimenti come i nostri sono per definizione di lungo periodo. La sfida oggi è quella di confermare in qualche modo la bontà della gestione. Gli investimenti in economia reale hanno la particolarità di, come dire, dover essere pensati di più. È stato molto interessante l'intervento di Libero precedentemente sull'aspetto del rischio, perché ovviamente sono investimenti rischiosi, per cui di N società che si analizzano, non tutte ovviamente sono oggetto di operazione. Noi siamo molto felici di poter dire che, per esempio, in epoca di lockdown, quindi proprio anche con gli uffici chiusi, siamo riusciti a fare due operazioni, uno sull'equity, per cui siamo entrati in maggioranza su un'azienda, e uno sul debito, a dimostrazione del fatto che se l'analisi, diciamo, viene fatta come si deve, e quindi un'azienda si dimostra buona, diciamo, se questo viene dimostrato anche in un periodo di crisi come quello che abbiamo vissuto, a maggior ragione, diciamo, il modello ha una sua bontà. Spenderei soltanto 10 secondi rifacendomi la domanda che vi ho fatto prima sul tema ESG, perché se è vero come è vero che il tema ESG ormai permea completamente tutto quello che è l'investimento sui mercati liquidi, devo dire dal nostro punto di vista che, a maggior ragione anche quando si parla di investimenti in piccole e medie imprese, l'aspetto ESG acquisisce un'importanza fondamentale, proprio perché l'ESG e il lungo termine sono due concetti che si sposano benissimo, cioè l'ESG sostanzialmente ha gli effetti nel lungo periodo, per cui quello che noi vediamo da adesso in poi è anche, come dire, una integrazione delle logiche ESG, cosa che peraltro noi stiamo facendo e faremo sempre più, anche nella scelta degli investimenti in private asset. Con Mauro Piccinini, per chiudere, per fare un po' la chiusa, poi, per l'appunto, del nostro dibattito, guardando in avanti e con la spinta appunto del Covid-19. Mauro.
Sono molto d'accordo con le considerazioni sull'economia reale e l'importanza della finanza dell'economia reale, no? È chiaro che in situazioni di crisi come quella che stiamo vedendo oggi si aprono anche grandi opportunità, soprattutto da un punto di vista di crescita organica e sostenibile, che sono le opportunità di rendimenti interessanti, contrari, lasciatemi dire, rispetto a quelle opportunità, diciamo, date da momenti di bolla, fra virgolette, no? Quindi in realtà in momenti di crisi come questo si aprono opportunità proprio di investimenti interessanti. E io credo che un conto è dire ok, la finanza supporta l'economia reale, poi però bisogna anche capire l'economia reale come sceglie gli investimenti, l'allocazione del capitale, l'allocazione del budget per i propri investimenti. E quindi secondo me è importante che anche le piccole e medie imprese facciano un po' uno step up da questo punto di vista, inizino a ragionare in ottica di budgeting e prioritizzazione dei progetti di sviluppo, secondo proprio quelle logiche che sono proprie dell'asset allocation, ovvero rendimento atteso, magari risk adjusted, rispetto al capitale richiesto, no? Rispetto al budget da allocare. Quindi ritorno, secondo una logica di ritorno sul capitale, anche a livello dei progetti, diciamo, reali. Proprio in quest'ottica, durante i 3 mesi, da marzo a maggio, Prima Assicurazione ha assunto 40 persone, ha aperto un nuovo ufficio a Roma, e stiamo investendo anche, insomma, in branding, TV, eccetera. Momenti come questi sono momenti ovviamente un po' delicati, ma in cui secondo me se si riescono a cogliere le opportunità giuste, possono diventare un volano per la crescita di medio-lungo periodo. Molto rilevante. Perfetto, grazie a chi è intervenuto, grazie ai nostri ospiti per questa tavola rotonda, le mosse degli investitori istituzionali ai tempi del Covid-19. Libero Giunta, Fondo Cometa, Elisa Ori, BNP Paribas, Emilio Pastore, HD Assicurazioni, Mauro Piccinini, Prima Assicurazione, Federica Lo Consolo, Riello Investimenti. Grazie, buon lavoro e ovviamente alla prossima. Grazie. Arrivederci, Arrivederci. grazie. Grazie a tutti. Ci fermiamo per pochi istanti di pubblicità e ricominciamo con la normale programmazione delle fonti TV. A tra poco.